Che da domani avrai da fare? Hai lavoro. È indiscreto chiedere per chi ha votato? Il voto è segreto, però siamo qua tutti grazie a Umberto Bossi. Però ho provato con quell'altro, mi hanno detto che ha 40 anni, c'ha voglia e scherzi a parte. Chiunque dei due venga votato, è bellissimo vedere tantissime persone che in un giorno di festa fanno la fila per partecipare, e poi per la Lega comincia la battaglia pancia terra. Il basta euro alle mie spalle è la priorità, perché questa Europa, questa Unione Sovietica Europea e questo euro, che è uno strumento criminale, stanno ammazzando il lavoro, l'agricoltura, la pesca, il commercio, l'industria. Quindi indipendenza sia da Roma, da uno Stato ladro e sull'orlo del fallimento, che però da Bruxelles, perché ci vogliono far morire di spread, di vincoli, di patto di stabilità, di deficit, e quindi la Lega combatterà per riprenderci sovranità, sovranità sulla moneta, sovranità sul commercio, sovranità sul lavoro. Prime cose da fare lunedì? Lavorare tanto, ascoltare, incontrare i tre governatori, che sono tre ottimi governatori, con cui proveremo a disubbidire e a forzare il muro di questo Stato ladro, a partire dal Veneto, che è più avanti di tutti. In Veneto 150 comuni hanno detto sì al referendum per l'indipendenza del Veneto, e quindi magari l'aria della libertà comincerà a soffiare da là, e quindi il segretario federale comincerà proprio dal Veneto. Potrebbe essere il weekend dei Matteo questo? Non lo so, noi a differenza del PD non chiediamo i 2 euro, facciamo votare solo i militanti, perché un segretario di un movimento lo scelgono i militanti e non i passanti. Non mi faccio gli affari degli altri, sono contento perché a differenza del PD ho un progetto che parla di lavoro, parla di federalismo, parla di indipendenza, e quindi auguri anche a chi parteciperà alle primarie del PD, perché partecipare è sempre buona cosa. I partiti non possono esistere solo in televisione, solo su Facebook o solo nell'etere, quindi è giusto che la gente in carne e ossa partecipi. Di quello che farà il PD mi interessa poco, perché da 2 anni sostiene 2 governi disastrosi. Il governo Monti prima, il governo Letta adesso sono il peggio del peggio del peggio, stando ai numeri abbiamo una disoccupazione da dopoguerra. Quindi chi vincerà nel PD mi interessa poco, mi interessa che la Lega torni a correre come deve fare. Nel caso vince lei, cosa chiede a Bossi? Di dare una mano, di collaborare. Chiunque vinca, da un minuto dopo si comincia. Ci sono decine di migliaia di persone, migliaia di amministratori locali della Lega che hanno voglia di combattere. Fino ad oggi abbiamo ben amministrato, abbiamo provato a tenere in piedi e insieme questo Stato italiano. Questo Stato italiano non vuole riformarsi, da Roma non passa il cambiamento. Il cambiamento proveremo a forzarlo da Nord, aprendoci, guardando con interesse e sostenendo anche le proteste della società civile, gli agricoltori al Brennero. La gente che lunedì proverà a fermare l'Italia, dai taxisti ai commercianti, agli artigiani, alle partite IVA, ai disoccupati, quindi tutta quella che è protesta, non fino a se stessa, ma è protesta per ricostruire qualcosa di nuovo che non passa dalle banche, avrà la Lega al suo fianco. Grande affluenza sin dalle prime ore a queste primarie della Lega, può essere un'indicazione per il futuro? È bello, nonostante tutti i gufi, che ci sia la gente in fila dalle 9 di stamattina, peraltro in un giorno di festa per i milanesi, perché è l'LD de Sant'Ambrose, quindi sono contento, ma identici risultati arrivano da tutto il nord, quindi la gente ha voglia di una Lega di battaglia, e dopo le mediazioni, dopo i temporeggiamenti, dopo i dialoghi romani, tornerà la Lega di battaglia. Aveva dimenticato il documento in macchina? Sì, non vado in giro con i documenti perché a Milano ti scippano ogni quarto d'ora, e quindi tendo a lasciare i documenti e il portafoglio con i pochi euro in macchina. E se mi rubano la macchina è un problema a questo punto. Però c'è Pisapia, ci pensa lui. Salvini, la scelta di oggi tra la Lega di ieri e la Lega di domani, Bossi chi è, che cosa sarà da domani? No, non c'è il vecchio brutto e cattivo e il nuovo che è bello a prescindere. Non sono come Renzi, che dice che tutti gli altri fanno schifo e bello solo lui. La Lega è la Lega. Io non rinnego nulla, faccio tesoro dei pochi errori compiuti per non commetterli in passato, però Bossi è Bossi. Abbiamo Maroni, abbiamo Zaia, Tosi, Giorgetti, Cotta, abbiamo tantissima gente in gamba, quindi non si tratta di inventare qualcosa di nuovo. Si tratta di prendere atto del fatto che il cambiamento non passa da Roma. A Roma la Lega ci sarà per vigilare, per pattugliare, per evitare che approvino l'indulto. Ecco, quando porteranno l'indulto o l'amnistia in Parlamento tireremo le scrivanie in testa a qualcuno, quindi sarà giusto esserci. Però le riforme non passano da Roma, ma passano dal nord, dai territori. Quindi con Bossi, con i governatori, contro nessuno. Una Lega che quindi diventa indipendentista, quasi secessionista, torna alla secessione? A
abbiamo provato in mille modi, con la devolution, con i costi standard, col federalismo fiscale, a cambiare le cose a Roma, a trasformare l'Italia in un paese serio e federale. Non ci siamo riusciti, non hanno voluto. Roma non si vuole riformare, quindi guardiamo a quello che accade in mezza Europa, guardiamo al referendum per l'indipendenza che faranno in Catalogna, che faranno in Scozia, le battaglie dei Paesi Baschi, dei Bretoni. E quindi in un momento in cui lo Stato italiano è ladro e fallito come mai in precedenza, noi proveremo a tenere insieme tutta la gente per bene da nord a sud e però a provare fino all'ultimo con l'indipendenza, a partire dal Veneto che è più avanti di tutti. Quindi appoggio anche alla richiesta del referendum sull'indipendenza del Veneto? Assoluto e totale appoggio alle richieste di libertà dei cittadini, libertà che non passa solo da Roma ma da Bruxelles. E quindi appoggio e dialogo e lavoro insieme con tutti quei movimenti che vogliono un'altra Europa, quindi da Marine Le Pen agli austriaci, agli olandesi, a quelli che vogliono l'Europa delle patrie e non delle banche. Noi andiamo a Bruxelles per smontare e rimontare questa Europa, se serve rottamando l'euro. L'euro è una moneta criminale che ha ammazzato qualsiasi tipo di economia locale, non solo in Italia. Quindi o cambia o lo abbandoniamo. La Le Pen al congresso è una, insomma, una mossa molto importante e pesante. Beh, chi dice prima i cittadini delle banche, stop all'immigrazione incontrollata, stop al fanatismo islamico, stop alla decisione dei finanzieri, dello spread, stop alle leggi idiote di Bruxelles, quindi ai patti di stabilità, ai vincoli di bilancio. Se la Le Pen e la Lega dicono padroni a casa nostra, sovrani a casa nostra, decidiamo noi della nostra moneta, decidiamo noi se tagliare e aumentare le pensioni e gli stipendi, e allora viva Marine Le Pen. La battaglia contro l'euro l'ha fatta proprio anche Grillo ultimamente. Grillo ha targhe alterne, Grillo parla di referendum che la Costituzione non permette di fare. Noi diciamo no, basta, fuori, senza se e senza ma. Tutti questi euro convertiti, anche Berlusconi, che rimetterà in discussione l'euro, io ricordo che Berlusconi dice che l'euro era un'idea straordinaria. Abbiamo visto 11 anni di cura euro quanto straordinariamente ci hanno massacrato e resi poveri. Quindi la battaglia per un'altra Europa è la principale battaglia della Lega. Il dibattito sulla legge elettorale, quale modello per la Lega? Non mi appassiona, la gente ha fame, della legge elettorale mi interessa molto poco, non è la legge elettorale che cambia i destini di un paese, può essere proporzionale, maggioritario, il Mattarellum, il Porcellum, il doppio turno, lo scorporo. Chi si appassiona solo a questo, secondo me, è perché ha tempo da perdere e da far perdere.